Consigliere Pettinari, lei ha presentato e preparato un dossier per quanto concerne le periferie di Pescara, soprattutto in merito all'edilizia popolare. Cosa è venuto fuori? Sì, abbiamo preparato un dossier sulle periferie. La cosa importante, oggi abbiamo dimostrato, carte alla mano, dati alla mano, chi ha diritto e può rimanere all'interno delle case popolari e chi non ha diritto e deve essere cacciato. Con una particolare attenzione alle periferie calde, Fontanelle, Rangitelli, Via Rigopiano, San Donato, Zanni, Borgo Marino e la nuova piazza dello spaccio, come la chiamo io, Piazza Grue. Allora, la legge regionale 96/96 parla chiaro, dice che non possono rimanere all'interno delle case popolari coloro che hanno subito una condanna penale passata in giudicato per reati gravi, quali spaccio di droga, usura, racket. Non possono rimanere coloro che hanno adibito l'alloggio ad attività illecite, coloro che hanno ceduto in parte o totalmente l'alloggio ad altri, quindi subaffitti, vendite illegali di immobili, coloro che si sono allacciati abusivamente alle utenze elettriche, gas, servizio idrico e quant'altro. E la stessa legge pone in capo al sindaco la potestà di emanare i provvedimenti di decadenza. Allora io dico, c'è una legge regionale, parla chiaro, e io continuo ancora a registrare casi di criminali pregiudicati all'interno delle case popolari che delinguono, adibiscono l'alloggio ad attività illecite, spacciano droga e subaffittano gli alloggi e si allacciano abusivamente alle utenze elettriche. Delle due l'una: o non vengono emanati provvedimenti di decadenza da parte del comune, o quel pochi che vengono emanati non risolvono il problema. Allora io dico, invece di tirare dalla giacchetta le forze dell'ordine e chiedere, responsabilizzare le forze dell'ordine, che già fanno tanto, io ringrazio, si chiedesse la politica che cosa avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Regione Abruzzo, c'è una legge regionale che non viene applicata, i comuni che non applicano questa legge regionale. Questo è veramente vergognoso. Vi dico di più, addirittura la stessa legge prevede un obbligo in capo alle altre comuni per la pubblicazione dei siti istituzionali di tutti gli alloggi occupati illegalmente. Ebbene, io non ho trovato un elenco sui siti istituzionali, vuol dire che non c'è nessun tipo di interesse, quindi chiedo immediatamente che si faccia presto, perché le periferie stanno scoppiando. Lei tornerà ovviamente alla carica anche nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, per chiedere una maggiore considerazione per le periferie cittadine? Senza ombra di dubbio, è da 10 anni che sto tornando alla carica, ogni giorno tornerò alla carica, i prossimi 10 anni, se avrò ancora la forza di combattere.